Hello everyone, io sono Nucleo 200 dei Sol Remnants e quest'oggi vi porto una guida per ottenere il catalizzatore della nuova spada esotica, Cuor d'Ombra, almeno. Credo si chiami così. Innanzitutto dovete aver già ottenuto la spada. Questo perché durante le run di dualità fatte con una persona con la spada ma senza catalizzatore, spawneranno tre nuovi nemici unici. Questi, una volta battuti, lasceranno in zona a terra uno stendardo, che dovrà successivamente essere posizionato sul recettacolo più vicino in mappa. In caso di decesso del guardiano con la bandiera, basterà fare un wipe della stanza per far respawnare il portatore del Cabal. Il primo di questi nemici si trova all'inizio del dungeon, nella zona del secondo collezionabile, nella dimensione dell'incubo, e il suo stendardo dovrà essere portato sul recettacolo situato dietro la campana per proseguire, quindi quella in alto, per capirci. Il secondo nemico si trova all'inizio della sezione Salto Incosciente, sulla parete opposta. La sua bandiera dovrà essere portata su una pedana che si trova un paio di salti a sinistra rispetto all'entrata della sala delle statue, quella dove bisognerà inserire la combinazione per aprire il portone sotto, per capirci. Sempre nella dimensione dell'incubo. Il terzo e ultimo portatore di bandiera si trova nella stanza del parallelepipedo velato, sempre nella dimensione dell'incubo, presso la porta da cui si entra nella stanza. La sua bandiera dovrà essere portata nella parte in alto, poco prima della discesa per proseguire, nella dimensione normale questa volta. Una volta posizionata, risponderà di fronte alla cassa che vi darà accesso al catalizzatore. Per questo video è tutto, se vi è tornato utile lasciate un like, se avete suggerimenti lasciate un commento, potete trovarmi in live sicuramente martedì, giovedì e venerdì, ma anche gli altri giorni se riesco a ritagliare del tempo, su Twitch, al link sotto in descrizione. That said, see you next video, o anche in live se capita.